Buon inizio di settimana dal Corriere di Sciacca, oggi è lunedì 11 settembre. Imparate, insegnate a saper fare bene, ma anche a saper fare il bene. E questo è l'augurio che l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha rivolto questa mattina a docenti e studenti agrigentini nelle scuole dove è suonata la prima campanella. La scuola inizia anche con i timori legati ad una risalita dei contagi per il diffondersi della variante Eris. Dal Ministero della Salute si invita alla calma, ma in settimana ci sarà un incontro per fare il punto della situazione. Sono in netto peggioramento le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, ricoverato in ospedale per essere sottoposto alle cure specifiche per un tumore al colon che lo affligge da anni. Non ci sono né conferme né smentite, invece, rispetto ad una indiscrezione circa una presunta volontà del boss di non essere rianimato in caso di necessità. Sospesa un'istanza dagli avvocati per chiedere la scarcerazione definitiva e la detenzione in ospedale. Si è costituito al commissariato di polizia di Vittoria, paese del quale è originario, l'uomo di 29 anni che sabato sera a Ribera ha sparato due colpi con un fucile da caccia caricato a pallini ad Antonino Ruvolo, 45 anni, titolare della palestra di arti marziali Combat Gym. L'indagato, residente a Ribera, sospettato e ricercato da polizia e carabinieri, accusato di lesioni personali gravi o gravissime aggravate dall'uso dell'arma. Non si conosce al momento il movente del gesto. Una donna scopre da piccola di essere stata adottata e dopo 60 anni scrive al sindaco di Menfi chiedendo aiuto per ritrovare la madre. Silvana Occhino, questo è il nome della donna, ha voluto rendere pubblica la sua storia con una lettera pubblicata sui social dal sindaco Vito Clemente. Da piccola ha saputo che era originaria di Menfi, che la madre fu costretta ad abbandonarla. Voglio sapere se sta bene, ha scritto, se ho fratelli e sorelle. Tanta partecipazione a Montevago alla 26ª edizione della Festa del Vino. 17 aziende dell'area del Belice hanno partecipato alla manifestazione vetrina delle eccellenze enologiche del territorio che si è svolta in Piazza della Repubblica. Ci sono state anche varie iniziative collaterali, degustazioni, eventi culturali, tra cui la presentazione nel vecchio centro di un libro sulle tradizioni culinarie della zona realizzato da Francesco Mauceri e Betty Scaglione. Calcio nel campionato di eccellenza ci si aspettava uno Sciacca arrembante e autoritario dopo una campagna acquisti di qualità, invece alla prima giornata sul campo del Mazzara è arrivata la sconfitta per 3-0. Le reti al decimo con un rigore trasformato da Ortiz, poi al 28esimo Perrone e al 70esimo ancora l'attaccante argentino Ortiz. Delusione profonda in casa Sciacca, entusiasmo tra i tifosi giallorossi per questo avvio convincente. Ha vinto il Pro Favara per 3-0 a Geraci, mentre la Folgore ha pareggiato 0-0 in casa con l'Accademia Trapani. In Serie D esordio negativo anche per l'Acragas, battuto in casa 4-1 nel derby con il Licata. Medaglia di bronzo per la nazionale italiana di calcio 5 della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionale, European Championship che si sono svolti a Padova. Nella selezione nazionale anche un atleta saccense, il 21enne Vincenzo Funaro. Sconfitta per 8-1 nella semifinale con la Turchia, la squadra italiana ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto giocata contro l'Irlanda del Nord. È tutto, grazie, buona giornata, restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.